Padova-Empoli 2-2, un tempo per uno. In apertura al secondo minuto segna Cinello, centravanti dell'Empoli, dello stesso Cinello che si ripete al sedicesimo con questo bellissimo calcio di punizione. Primo tempo 2-0 per l'Empoli. Il Padova in apertura di ripresa segna prima al terzo con Coppola, eccolo, e poi 5 minuti dopo con Graziani realizza il gol del pareggio. Ecco l'azione che porta al pareggio. Padova-Empoli 2-2 ed è tutto sulla B.